se ti chiedo la fattura per la signora. Non ce l'ho, non in questo momento non posso fatturare. Ok. Ti posso al limite mandare un pezzetto di carta, una cosa su WhatsApp, così, in vocale. Questa è una delle tante scuse ricevute ieri in meno di un'ora per non emettere fattura o battere uno scontrino. Me lo fa lo scontrino? Gliel'ho fatto. Grazie. Dimenticanze in una giornata ne capitano tante, più l'ammontare di poca entità e più lo scontrino non si batte. Prendiamo un caffè. Su tre bar uno fa lo scontrino, gli altri hanno una svista. Ciao, un caffè? È una bottiglietta d'acqua naturale. Ok, grazie mille, sì. Grazie mille. Ci facciamo una piega. Grazie. 12 euro messi in cassa e ciao ciao, niente fattura da sventolare. Entriamo in un negozio di casalinghi, c'è chi dà questo, uno scontrino non fiscale, e chi incassa senza tanti fronzoli. E poi ci serve una riparazione di una tapparella in casa. Salve. Ciao. Se è stato così facile faccio 50 euro tutto, perché devo dare quando è apparato. 50 cash in tasca, in totale spendiamo più di 100 euro invisibili al fisco. Mi ha chiesto una visita oculistica, mi ha fatto la visita e mi ha detto proprio candidamente 80 euro senza fattura, 120 euro mi sembra con la fattura. Scontrinano il 20% di quello che dovrebbero scontrinare, quindi su delle grandi somme li scontrinano comunque. Se devono scontrinare una cosa che vale un euro, non te la scontrinano. Ti è mai capitato di sedersi in uno studio medico e di pagare totalmente in nero? Questo sì, a volte è capitato. Costa meno, senza fattura, rispetto alla cifra che poi era con fattura, quindi a volte uno cede.